All'inizio di questa giornata, di questo momento voluto fortemente appunto dal vostro istituto scolastico. Ringrazio naturalmente la dottoressa Crema per l'invito che mi ha formulato e niente, ci tenevo a portarvi semplicemente il saluto mio e dell'amministrazione comunale. Saluto naturalmente anche il maestro Colabelli che è collegato da remoto, anche se credo che ci sia ancora qualche difficoltà di collegamento. E in sostanza, solo per rimarcare un po' quello che è l'importanza di questo artista, un artista termolese che ha dato tanto nella sua carriera e ripeto, è un artista che comunque ha visto la sua natalità qui a Termoli, quindi ci lega particolarmente, diciamo, il nostro territorio è fortemente legato a lui. Proprio per il centenario della nascita di Benito Jacobitti, il prossimo anno, come diceva appunto il vostro dirigente, stiamo organizzando tutta una serie di appuntamenti che ci accompagneranno un po' per tutto l'anno. Proprio la prossima settimana avremo appunto un primo incontro con le associazioni culturali del territorio, con le istituzioni scolastiche del territorio, per creare un progetto comune, una sorta diciamo, di cartellone, se vogliamo, di eventi, unendo le forze e quindi facendo sistema un po' tra tutti quelli che sono i principali attori del territorio. E questo naturalmente non può avvenire se non con la partecipazione anche delle istituzioni scolastiche, quindi anche il liceo artistico rappresentato qui dal professor Carafa, che ringrazio già per la disponibilità che ci ha dato per l'incontro. Quindi andremo a lavorare su questa serie di eventi da offrire a tutti quanti i cittadini, a tutti quanti gli studenti del nostro territorio.